Mare Piccole Terre è uno spettacolo che avvicina più, diciamo, più sensibilità artistiche. Ecco perché magari è difficile inquadrarlo subito, no? Però il, diciamo, il denominatore comune è, diciamo, la sensibilità che ci ha in qualche modo portati tutti in un'unica direzione. Cioè il tema principale è quello delle storie, appunto, di mare e di queste piccole terre, che sono le cinque terre da cui proviene poi il nostro caro Dario Vergassola. Perché lui che ha scritto questi testi sono tra l'altro deliziosi, estremamente poetici tra l'altro, perché raccontano proprio storie di piccoli animali del mare dal loro punto di vista. E la situazione non è proprio idilliaca, diciamo, tra plastiche, ecco. E quindi è molto divertente, piacevole sia quello che lui fa, sia tutto il resto, perché c'è musica, tanta, e c'è diciamo, una parte di suggestioni visive, realizzate da una videoregia di tutto rispetto, perché Luc Jacquet è premio Oscar per La Marcia dei Pinguini, diciamo che non poteva esserci la persona migliore, l'artista migliore per fare questo. Ha fatto chiaramente un lavoro, vabbè, eccezionale, inutile dirlo, e credo che il pubblico che verrà che lo vedrà sia in streaming che dal vivo non potrà che non meravigliarsi di fronte a questo impatto, ecco, visivo, sonoro e poetico. Sì. Questa sera, e adesso infatti avremo la prova generale, sì, da Trento, dalla mia città, ho voluto coinvolgere il mio caro amico D'Amico, D'Argent D'Amico, che è qui e anche lui mi fa gli scherzetti. C'è lui, c'è Marchica, che è una cantante pop bravissima, c'è tanta autorialità anche in tutto questo, perché io ho realizzato parte delle musiche, poi c'è come Maurizio De Niciacci, che è poi anche l'ideatore di tutto questo, di questo spettacolo, e Michele Tadini, altro compositore, tra l'altro molto esperto, diciamo, in musica elettronica, effetti sonori pazzeschi, quindi c'è anche questo aspetto nello spettacolo, non solo un coinvolgimento a tutto tondo visivo, ma sonoro, sotto, insomma, diciamo che viene avvolto il pubblico. C'è un ensemble con me al pianoforte, c'è un ensemble che si chiama Fresh Fish Ensemble, giusto per stare in tema. Bellissimo. Quindi ci alterniamo al pianoforte io e Maurizio De Niciacci, questo ensemble tra l'altro composto da musicisti di tutto rispetto, abbiamo, insomma, un bel po' di gente brava. E quindi va, ci stiamo divertendo tantissimo, siamo gasatissimi, ieri abbiamo anche fatto festa, nel senso buono, tutti distanziati, certo. però, diciamo che dopo la prova abbiamo capito bene cosa sta per accadere e siamo tutti contenti, vediamo, speriamo. Ovviamente sì, infatti questa, allora, rispetto alla prima parte della domanda, sì, sono molto legata a questo aspetto del, diciamo, il rispetto della natura in tutte le sue sfaccettature, quindi da tutto quello che cerco chiaramente nel mio piccolo di fare a quello che cerco di realizzare come artista, quindi tutto ciò che è legato al piacere di vivere il nostro pianeta in tutta la sua bellezza, ma chiaramente rispettandolo, ecco. Quindi questa è la parte che mi ha convinto e soprattutto mi ha convinto a coinvolgere proprio Luc Jacquet, che avevo conosciuto in Cina 2 anni fa per un altro progetto, e quando De Niciacci mi parlò di questo progetto a sfondo ecologico, tra l'altro stavo uscendo con Big Break, che è il mio album uscito l'anno scorso, sì, sì, sì. Ho collegato le cose, ho detto ragazzi, qua facciamo rete perché è il momento buono per farlo. E poi Live Now, ecco, a proposito di rete, più rete di così, è l'amplificatore in assoluto, non solo per il momento che stiamo vivendo, ma anche per il futuro, è un amplificatore con un potenziale incredibile, perché non toglie nulla e non deve togliere nulla live, chiaramente dal vivo, ma è proprio quello che io definisco un amplificatore di tutto quello che succede poi, non solo sul palco ma anche dietro al palco. Quindi ecco quello che fa Live Now, e che chiaramente è stata un'opportunità immensa quella di poter aprire la stagione teatrale, chiamiamola così, perché insomma, si può chiamare stagione teatrale a tutti gli effetti.